Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per le mie interviste domenicali. Oggi è con me Franco Fasano. Che piacere, Franco, ciao. Buongiorno, buona domenica, ciao ciao Tito. Grazie anche a te. Bene, Franco, è un piacere averti qua perché insomma ho a che fare con un compositore. Artista in genere, ma compositore soprattutto, cantautore di grande successo. Hai scritto per tanta gente oltre che per te e quindi hai fatto felici molte persone. Che bella roba! Speriamo, speriamo. Ma sicuramente una delle prime persone che ho fatto felice sono stato io, perché mi sono in qualche maniera sempre espresso per quello che pensavo, nel senso che a parte un periodo dove ho imparato proprio il mestiere di scrivere apposta le canzoni per le sigle, e forse un attimino agli esordi, tutte le canzoni che ho scritto le scrivevo perché mi veniva in qualche maniera sollecitata un'emozione o da un testo oppure da qualcosa che avevo vissuto. E quindi questo fatto di poi vedere che quello che riuscivo a sintetizzare in una canzone interessava qualcuno, beh, mi faceva molto piacere. Certo, perché tu hai scritto molte sigle, eh? Se non sbaglio, correggimi, hai scritto anche molto per i bambini, per lo Zecchino Esatto. d'Oro, Sì, giusto? proprio pochi giorni fa mi è arrivata la notizia che hanno scelto anche una mia canzone per il Lo Zecchino che si dovrebbe svolgere, speriamo, a novembre o a dicembre di quest'anno. E questa è una cosa, perché loro lavorano quasi con 8-9 mesi di anticipo Di con la anticipo. messa in Beh, musica. certo. Ma com'è scrivere per i bambini? Sai, te lo domando perché anch'io scrivo canzoni, ma non ho mai pensato di fare una canzone di quel genere. Ma guarda, scattano due responsabilità diverse. Prima di tutto l'importanza del testo, che deve comunque avere una sua fluidità easy, cioè facile, per fare in modo che le Certo. parole rotolino bene sulla musica, e anche poi il senso di quello che si lascia in una canzone, che può essere ironica o una morale, però deve sempre comunque essere in qualche maniera in quel recinto che è la psicologia dell'infanzia, che poi è il tuo fruitore che ti ascolta, anche se in realtà a decidere se una canzone va bene o non va bene sono sempre i grandi, no? Chiaro. Quindi questa è la prima cosa. E poi musicalmente invece il fatto che, a parte qualche fenomeno, però i bambini generalmente hanno un range di estensione che va assolutamente rispettato, anche Ah perché beh, poi certo. in quel caso la cosa importante è che poi anche i bambini, anche quelli che cantano per giocare, in qualche maniera possano divertirsi a ricantare la tua canzone. Certo, e com'è? Tu ovviamente immagino che hai partecipato anche, eri lì quando si svolgevano le manifestazioni, o no? Dunque, i primi anni sì, e recentemente anche, però sono cambiate un po' diciamo così, il ruolo degli autori, e quest'anno purtroppo lo Zecchino per la storia della pandemia non ha avuto modo di essere svolto come andava fatto, e quindi hanno preferito diciamo così, rinunciare all'aspetto, diciamo così, della gara, che poi non è una gara tra bambini, è una gara tra autori. Anche se è chiaro che se tu hai un bambino particolarmente indovinato sulla tua canzone, è chiaro che anche la tua canzone ne guadagna, ma Eh questo beh, succede un po' certo. con tutte le canzoni, anche quelle per i grandi, no? Senti, quindi tu hai avuto il piacere e l'onore, immagino, di conoscere Maria De Ventre. Allora, io ho avuto piacere di conoscerla, ma soltanto 2 anni, perché io la prima volta che ho partecipato era il 1994, con una canzone scritta insieme a Emilio Di Stefano, Goccia dopo Goccia, e lì ebbi modo di conoscerla. E poi l'anno dopo feci proprio in tempo a salutarla, perché poi purtroppo qualche settimana dopo l'ultimo giorno dello Zecchino se ne andò.
Ma io in realtà Marielle Ventre l'avevo conosciuta quando avevo 6 anni. Certo, chiaro, tutti noi. Attraverso lo zecchino d'oro in bianco e nero, quello di Richetto, certo. Quello del Mago Ma come faceva? Io penso a tanti grandi direttori d'orchestra, ne abbiamo anche di italiani, di talentuosi, ne abbiamo avuti, ma come faceva quella donna a mettere insieme così tanti bambini a farli cantare così bene? Perché va bene, erano intonati, li prendevano chiaramente dotati di bambini di talento, ma metterli insieme tutti non era cosa facile. Ma guarda, io posso testimoniarti che il lavoro che svolge oggi Sabrina Simoni, che ha ereditato quel ruolo, è un grande lavoro di equipe, però è chiaro che il lavoro, quello più pesante, quello più che non dura soltanto il tempo di una canzone che vedi in uno spettacolo, ma è proprio tutto un anno di lavoro che poi hai anche non soltanto col bambino che ti canta la canzone, perché certo, quello ne canta una, ma chiaro. tu pensa al coro che in diretta certo, deve cantare 12 o 14 canzoni senza leggere, a memoria, con le note giuste, cioè è veramente un lavoro certosino e che se non hai una vocazione non riesci a, cioè non è come fare la babysitter, Ma chiaro. È proprio una ma missione. Scherzi, è veramente qualcosa che si avvicina molto alla missione, ma direi che è una delle componenti di maggior successo, io credo, del festival. Sì, guarda, io ho avuto il piacere, e l'onore 2 anni di addirittura essere il direttore artistico del disco dello Zecchino d'Oro, e ho proprio organizzato, sull'esperienza che avevo sentito dire che avevo fatto come autore e che poi che avevo fatto nei miei dischi, però ho proprio visto come lavorano ed è veramente una macchina di pace, non voglio dire una macchina di guerra, ma una macchina di pace, perché vedere, nonostante le difficoltà, nonostante la rigidità di certi momenti, ma anche i sorrisi in altre, su questi bambini che arrivano contenti di saperla a memoria, la cosa mi ha commosso e devo dire che è stata un altro dei momenti in cui credo di avere imparato tanto, anche se in quel momento ero lì a mettere a disposizione la mia esperienza. Beh, io credo che da padre poche cose commuovono come un bambino che fa qualcosa, e in questo caso qualcosa di veramente ben fatto, in modo consapevole. Quando vedo un bambino così dotato che ti intona, perché lì poi parliamo di altra musica, però ne approfitto, Franco, perché è la prima volta che mi capita di parlare dello Zecchino d'Oro nelle mie interviste. Ormai ne ha fatti più di 50, ma non mi è mai capitato qualcuno che avesse a che fare con il festival di quel genere. E dicevo, anche le armonizzazioni che riescono a far fare questi bambini sono qualcosa di straordinario. Sì, io faccio fatica sì. con mia moglie, che deve fare una voce, mi incacchio certe volte, ma poi è brava. Però lei, immagino che abbia superato gli 11 anni, perché sì, queste cose, perché quando i bambini, perché io per esempio non so sciare, ma perché quando mi ci volevano portare, e sto parlando di mio figlio prima e mia figlia dopo, io ormai avevo superato l'età dell'incoscienza, capito? E quindi ogni cosa difficile mi metteva paura, ecco. Ma guarda, io ti posso, non so se tu insegni anche, Franco, io lo faccio, e lo faccio con gente di una certa età. Beh, credimi, lo dico spesso anche a loro, ma senza timore di offenderli, cioè la capacità di parlare senza come ho fatto io adesso, la capacità di apprendimento superata una certa età è veramente dura. Io vedo mia figlia, 15 anni, fai così, dici una cosa, passano mesi, gliela ricordi, lei se la ricorda. Certo. E se lo dice a me, se mi chiedi cosa ha mangiato a mezzogiorno, non lo so. Certo. Loro quindi hanno questa grande capacità. Ecco, un'ultima cosa, intanto che io schiaccio la pallina di menta della mia sigaretta elettronica,
Questi bambini come vengono scelti? Ma parlo dei bambini e del coro e soprattutto gli interpreti poi delle canzoni. Allora, la cosa è meravigliosa, perché a differenza, per esempio, della musica dei grandi, no? Che noi siamo abituati ad ascoltare, così, eccetera, nella maggiore delle occasioni tu scrivi una canzone, gli autori puri, adesso qualche volta è capitato anche a me, ma molto poco, credimi, però quando i grandi autori, Battisti Mogol, pensavano a Mina, quando Marocchi e Artegiani pensavano a Ranieri, cioè pensi ai, e allora ti rifai in qualche maniera a certe cose che ti sono entrate dentro e che tu riesci in qualche maniera, ecco, devo spegnere il telefono, tranquillo, dicevo, ti ritrovi in qualche maniera a continuare una strada. Se arriva a un interprete di grande successo, che quell'interprete ha già preso dagli esordi, da metà, insomma, a seconda di quello che succede, no? Allo Zecchino d'Oro, ma è bellissima questa cosa, quando gli autori scrivono, scrivono liberi di immaginare qualcosa che poi si concretizza. Cioè, prima scelgono la canzone. Quando hanno scelto la canzone, quest'anno ne sono arrivate più di 540 canzoni. Porca miseria! Ne scelgono, quest'anno ne hanno scelte 10 e poi 4 le hanno invitate. Però, ma generalmente, scusami se ti interrompo, 540 canzoni, cioè 540 autori che si sono messi lì a scrivere? No, non sono 540 autori, perché magari molti autori non è vietato proporne più di una. Anche vabbè, perché, ma mettiamo 200, anche fossero 200, ma anche di più. Secondo me ogni anno si muovono almeno 300-350 autori, ma poi è bello perché non sono autori necessariamente famosi. Certo. Hai capito? È chiaro che l'esperienza di chi da anni è lì ti fa avvicinare a saper tirare quel calcio di rigore con il quale devi fare gol, no? Diventi un rigorista. Perché poi alla fine l'esperienza fa. Ma volevo tornare a questo fatto creativo che è molto interessante, questa cosa che mi hai chiesto. Quindi quando noi scriviamo una canzone e viene scelta, la giuria, che poi ogni anno cambia la giuria, quella finale, però diciamo che all'interno di questa giuria chiaramente ci sono le colonne portanti dell'Antoniano, c'è Sabrina, c'è la direttrice del coro, c'è quella che è abituata ai bambini, c'è l'arrangiatore, il fonico interno, cioè è una squadra consolidata, no? Una volta scelte, dicevo, le canzoni che arrivano a essere, chiamiamolo così, in gara allo Zecchino d'Oro, da lì parte la caccia al tesoro al bambino giusto. Ah, è lì, e quindi, quindi non è detto che scelgano un bambino più bravo di un altro, certo, ma scelgono un bambino adatto a quella canzone che quell'anno hanno scelto. Ma senti, ma io non ricordo, tu a quanti Zecchini hai partecipato? Ma sai che cominciano a essere tanti, perché io quest'anno, cioè a fine 2000, a parte il fatto che c'è in corso adesso l'edizione del 2020, diciamo che non si svolgerà come si dovrebbe svolgere la prossima e come si sono svolte tutte le altre, cioè 4-5 pomeriggi con le votazioni delle palette dei bambini, più, e più adesso c'è anche lo Zecchino Web che viene votato da casa. Diciamo che io quest'anno ho due canzoni che mi diverte molto vedere, perché da qualche anno realizzano anche, abbinato alla canzone, il cartone animato. Sai, non vendendo più i dischi, diventando importanti le visualizzazioni, al di là della visualizzazione del bambino che canta, che è fondamentale, esiste anche poi questo grande mezzo di comunicazione che è il cartone animato, attraverso i canali poi Rai dedicati ai cartoni animati, Rai Gulp piuttosto che Rai Yo-Yo, sono canali tematici, e quindi questi cartoni animati girano su questi canali. E la mia canzone si chiama Come le formiche, no? Se ti capita vai a vederla, perché
l'arrangiamento di questa canzone lo ha realizzato Peppe Vessicchio. Una garanzia. Esatto, il quale però si è innamorato così tanto di questa canzone che l'ha in qualche maniera trasformata. Cioè io l'avevo fatta un po' più semplice. Lui ne ha fatto un capolavoro che sembra di sentire una canzone... Di un vecchio Sanremo. No, sembra una canzone che potrebbe cantare Bublé, per farti capire, per la Disney, no? E quindi swing. È quasi swing, sì, è uno swing, sì. L'ha trasformata esattamente in 12 ottavi rispetto a come era prima, no? E devo dirti che io, che sono uno che non si affeziona definitivamente alle cose che fa, soprattutto quando poi le cose prendono una strada sorprendente, no? Come questa. E quindi io ogni anno vengo rivitalizzato dall'entusiasmo di ripropormi, ed è grazie allo Zecchino d'Oro se io sono guarito dalla dipendenza della partecipazione, non tanto come cantante, ma quanto come autore al Festival di Sanremo. Capito? E adesso se ne parla. Quindi, sì, quindi quando tu mi chiedi quante volte hai partecipato, dovrei mettermi a pensare, però pensa che dal 94, primo anno, alla prossima, che sarà nel dicembre 2021, io ho portato in gara 36 canzoni. Porca miseria! Perché, ma una all'anno! Perché di più, perché qualche volta me ne hanno scelte anche due o tre. Chiaro che adesso, con questa grande promozione, con questa anche volontà di dare uno spazio anche ad autori famosi che non è che si mettono lì a mandare la canzone facendo il bando, eccetera. Io preferisco fare sempre così, anche perché le canzoni non le scrivo da solo sempre, le scrivo anche, mi piace condividere. A no? Quattro mani. Sì, e quindi anche a sei delle volte. Per cui voglio dire, non è anche perché non è tanto un discorso legato all'economia della partecipazione, soprattutto ormai da qualche anno sono veramente risicati i diritti d'autore, ma è una soddisfazione morale che tiene accesa la lampadina della creatività. Ecco. Certo, ma peraltro io mi ricordo, non tanto quando ero bambino, ma negli anni successivi ci sono state delle canzoni che hanno vinto, magari, ma anche no, ma bellissime, cioè di un'orecchiabilità e di un impasto musica e parole veramente straordinario. Sì. Cioè, mi viene in mente Le tagliatelle di Nonna Pina. Esatto, cioè, trovo che sia un brano che più azzeccato di così non possa essere. Sì, si pensa... No, l'ha scritto Gianmarco Gualandi, un grande, tra l'altro, compositore di musica seria, e lui pensa che gliel'hanno presa quella canzone dopo 7 anni che la proponeva. L'anima! E ha vinto. È come un po' è l'almeno tu nell'universo dello Zecchino. Certo, è stata nel cassetto di Lanz. Solo che almeno tu nell'universo non ha vinto, però è considerata la canzone del secolo. Una delle canzoni più belle che sono mai state scritte, certo, che è stata nel cassetto, dicevo. Hai fatto un nome che mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto venire in mente dirti una cosa. Io ho avuto il piacere, tra il 2002 fino a quando poi ci ha lasciato, di diventare veramente molto amico di Bruno Lauzi. E Bruno, quando si parlava anche di questa sua ecletticità compositiva, non soltanto come musicista, ma anche come autore di testi, lui mi raccontava che da quando scriveva per bambini, molti gli dicevano, ma anche molti suoi autori storici, no? Amici storici. È scaduto. Sei scaduto, e invece lui diceva che erano tutte belinate, perché si divide in due grandi stili, quella bella e quella brutta. Certo, e quando sì. Pippo Caruso mi portava a sentire queste melodie, io il testo lo facevo in un attimo, hai capito? Certo. Poi parliamo di un grande, Pippo Caruso, certo. Porca miseria. Senti, prima che mi dimentichi, ti mando i saluti di Alessandro Bosco, che è un mio carissimo amico, grazie, e che tu abbia conosciuto, eccetera. E mi ha detto, salutami il Franco. Ecco, anche l'ho fatto. Quindi, cosa sta facendo adesso? Cosa sta facendo adesso? Ma lui è sempre in pista con le sue canzoni. Però sai che non è facile, perché lo so. Oggi, proporre certe canzoni oggi,
Cosa ne pensi della musica di oggi? Te la faccio subito quella che è la domanda con la quale chiudo generalmente le interviste. Guarda, la musica funziona sempre ed è un mezzo che è la colonna sonora del quotidiano che viviamo. Non stiamo vivendo un bel quotidiano oggettivamente e la musica in qualche maniera cerca di non essere lontana da questa incazzatura mondiale che stiamo vivendo. Adesso lasciamo da parte un attimo questa pandemia che la amplifica, però credo che sia sbagliato dire era meglio prima, bisognerebbe tornare a fare le cose. Io penso che l'unica cosa che noi possiamo fare è quella di continuare a non adeguarci alle mode quando queste non aiutano a migliorare la vita. Questo è il mio concetto. Cioè, io non lo so se sono considerato un vecchio autore e oggi funzionano le cose, probabilmente sì. Però io quando vedo i bambini che cantano le mie canzoni non sono poi così vecchi come mi dicono certi discografici o certi editori. E questi bambini prima o poi crescono. E così come crescono cantando goccia dopo goccia il Catalicammello, sono gli stessi che scoprono che io ho scritto Io amo, o Mi manchi, certo, o Ti lascerò. E quindi certo. E si meravigliano, capito? Ma non lo sapevo, eccetera, perché cantano delle canzoni senza sapere che magari le ho scritte io. Ma è questa la bellezza di sentirsi in qualche maniera un po' superiori a quello che credi che ti abbiano fatto diventare altri perché dovevano farti diventare famoso. Io non sono famoso, però in questo senso non mi manca esserlo. No, ci sono personaggi più visivi, ma sono più famose le mie canzoni di me. E chi se ne frega? Io penso che sia una bella cosa. Giusto. Parliamo un attimo di Sanremo. Tu hai partecipato anche come cantante. Quattro volte come cantante addirittura. E poi hai scritto appunto Ti lascerò, Io amo, giusto? Quindi canzoni che hanno avuto successo nella kermesse. Come ti sei trovato lì su quel palco? Beh, innanzitutto mi sono trovato tutte le volte che ci sono andato in maniera diversa, ma sempre con la stessa adrenalina e quando ci sono andato come cantante anche con la stessa FIFA, perché quel palco brucia. E me lo dicono tutti. Forse l'unica volta in cui, nonostante fossi emozionato come sempre, mi sono anche divertito molto, è stato il 1992, quando cantai insieme a Flavia Fortunato per Niente al Mondo, ma al di là di Flavia è stato divertente perché venne a dirigermi un bravissimo musicista che avevo conosciuto durante il servizio militare, quando non c'era ancora l'orchestra, e lui aveva sentito alcune mie canzoni e lui diceva «ma queste non le devi dare altri, le devi cantare tu». Però gli ho detto, ma figurati, io non tornerò più a cantare. Stiamo parlando dell'87, era appena uscita Io amo. E io avevo partecipato nell'81, quindi erano già passati 7 anni. E gli dissi, comunque guarda Marco, se dovessi tornare a cantare e dovessero riportare l'orchestra a Sanremo, tieniti libero perché verrai tu a dirigermi. Il destino volle che nell'89 tornai a cantare, ma non c'era l'orchestra. Nel 90 ci fu l'orchestra, ma era un disco che avevo fatto abbastanza clamorosamente insieme a Fio Zanotti, venne lui a dirigermi. Ma quando mi riproposero nel 92, l'arrangiamento me lo fece Rocco Tanica, Sergio Conforti, Sergio certo. Non volle venire a dirigermi perché dice io penso che ognuno debba fare il suo mestiere e mettermi lì a dirigere, diceva, non è il mio mestiere. E allora gli raccontai di questa cosa di Moiana, lui ne aveva sentito parlare da Meyer, il suo batterista, come un ottimo musicista, e quindi decidemmo insieme di coinvolgerlo, ed è carino, anche perché Baudo lo sottolineò presentandomi. Certo, beh, Baudo anche lui è stato un grande, del festival. Che cos'altro volevo... Ah sì, volevo domandarti questo. Hai anche tu una formazione classica o la musica ti ha raggiunto in altro modo? Allora, guarda, io credo di aver avuto una formazione classica, ma non didatticamente legata al conservatorio.
Io ho avuto la fortuna di conoscere durante un fine anno alle scuole medie il maestro Enrico Simonetti, che era di Alassio, il quale consigliò a mio padre di mandarmi dal maestro Pippo Barzizza, che è stato un maestro che, per intenderci, ha importato la musica swing in Italia, quella di Glenn Miller. Sì. E quindi io andavo da lui a lezione di musica, mi piaceva cantare perché mi faceva anche cantare, però lui non mi ha mai fatto comprare un metodo su cui studiare. Lui gli esercizi me li scriveva di suo pugno. E quindi ho avuto un rapporto con la musica quasi fisico e soprattutto caratteriale. E questa cosa credo che nel tempo abbia fatto la differenza. Cioè, quando mi è capitato nel 2005 di essere coinvolto in una canzone che interpretò Nicola Rigliano, che sì, comunque è un'icona dello swing italiano, io ho avuto la fortuna di farmi trovare preparato proprio a questo che ti ho detto, ecco. Dicono che abbia portato lui il jazz in Italia, non è vero, però no, siamo però, dei primi interpreti. E aveva una coppola tipo la tua, ma certo, quando è venuto al festival. Beh, lui ha cantato una canzone che secondo me forse non è conosciutissima, ma la ritengo una delle più belle che siano mai state scritte, e che è Amorevole. Ecco, la mia canzone finisce con lo stesso modo, con Evole. Perché sì, ti invito ad andare ad ascoltare, perché vinse il premio Mi Martini, il premio della critica. L'ascolterò volentieri. Nel 2005 si chiama Colpevole. Colpevole, beh, ma anche lui ne scrisse una con lo stesso titolo. Nicola. Ariano? Sì. No, è mia, quella lì è mia. Ah, è quella che cantò lui, è che questa? Sì, a Sanremo. Ah, caspita, ma questo non lo sapevo, mi fa molto piacere. Ah, quindi sì, infatti mi ricordo che c'erano queste due canzoni, credo, anche abbastanza vicine una all'altra, no? In senso temporale. No, perché questa qui è del 2005. Ah, Del 2005. beh no, Amorevole è molto, molto più. Sì, Amorevole era Molto più comunque vecchio. è molto bella anche la sua versione di Arrivederci. Sì, sicuramente, sicuramente. Ma quell'Amorevole mi ha colpito perché Certo. armonicamente è fatta veramente in modo pieno di gusto, la si può reinterpretare, armonizzare, un pezzo bellissimo. Sul mio canale l'ho fatta perché anche se probabilmente non è così famosa. Ma quindi tu in famiglia avevi qualcuno che ti ha spronato a diventare musicista? Sì, mio papà faceva il fotografo e fin da piccolo io me lo ricordo che andava in giro nei locali a fare le fotografie, ma la cosa più incredibile che mi è potuta capitare, e la stavo proprio rileggendo adesso in un libro che sto preparando, poi magari ti contatterò quando è il momento, Volentieri. e tu devi sapere che io quando avevo 9 anni ho avuto il mio primo pass per accedere al Festival di Sanremo, ma come fotografo. Ah, E ma già quindi quell'età? mio papà, che era un fotografo abbastanza conosciuto lì, mi aveva fatto un pass, ma solo per le prove, Ah, perché ok. ero piccolino. E allora, siccome Certo. lui era anche amico delle maschere, così mi facevano entrare con questo pass da fotografo. E io avevo questa macchina che mi arrivava sotto i ginocchi, che serviva solo per entrare, poi gliela dava mio padre, e io avevo una piccola Instamatic con la quale fotografavo i cantanti veri, no? Che io vedevo sempre o in televisione oppure nelle Certo. foto in anteprima E che non avevano avresti fatto. mai pensato che un giorno su quel No, palco ci sarebbe assolutamente, io volevo stato fare il cacciatore, il ca no cacciatore, il il calciatore, calciatore. Ecco, il calciatore, come tutti i bambini è che un sogno amavano. che ci unisce perché anche a me sarebbe piaciuto molto. Lo seguo tutt'oggi e lo farai anche tu, immagino, perché è una di Certo. quelle passioni che non ti abbandonano, giusto? Galeotto fu Rivera, per me. Arrivera, allora mi tieni via Mina. Vabbè, io tenevo all'Inter, posso dire per me Galeotto fu Mazzola. Certo. Ma va bene, ci piace il calcio a tutti e due, mi fa piacere, oltre che alla musica. Senti, Franco, chiuderei chiedendoti che progetti hai. Ma guarda, io penso che i progetti alla mia età, perché non sembra, ma non perché io sia
Skype-igienico, come si so, non so se l'ha mai detto nessuno, però ecco, però voglio dire, io quest'anno compirò 60 anni. E, sei un ragazzo. Certo, mi piace l'idea. Mi piacerebbe... Ce l'ho anch'io, sembro tuo zio. Ho capito, no, 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 tu mi ricordi qualcuno di... Qualche terrorista arabo. No, no, assolutamente no. No, 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 no. Sai chi mi ricordi? Adesso io consiglio ai tuoi fans di andare a vedere chi era. Padre Mariano, che non c'entra con l'Antoniano. Tu devi sapere che questo padre Mariano, io ero piccolissimo, ma me lo ricordo che a un certo punto, nelle fine settimana, forse tutti i giorni, a una certa ora... A una certa ora c'era Ascolto si fa sera. Bravo. Ed era una cosa bellissima. C'era questa voce, questa cosa, e poi l'hanno fatto vedere anche in televisione, aveva questa barba, hai capito? Francescana. Francescana, che in qualche maniera ti dava quella certezza di certo. Esperienza, hai capito? Nei quali... Io non ho la chierica, no, no. Io proprio non ne ho, ah. Completamente, mentre tu mi fai una bella invidia, anche tu, vabbè. Non comunque... ti dico, ieri ho intervistato Giuseppe Lestro, che ha la nostra età, che ha dei quei capelli che glieli avrei stappati tutti, va bene. Comunque, io credo che i programmi, discograficamente parlando, non ci sia all'alba nulla di nuovo, ma non perché io non abbia i cassetti vuoti di idee, ecco, capito? Cioè, ci sono un sacco di cose anche rimaste lì per anni che adesso potrebbero avere una certa consistenza, però credo che, come prima dicevamo, la musica di oggi è una musica che schiaccia l'occhio ad altre necessità, certo. E quindi io non vedo l'ora che si riaprino, che si possano riaprire i luoghi dove cantare dal vivo, dove comunque fare i concerti, perché io non ho mai smesso, e devo dire che al di là del periodo in cui facevo le feste di piazza, ci sono anche dei teatri, dei locali, anche dei saloni particolari dove organizzano anche delle serate. Io per esempio spesso ho avuto modo di raccontare gli autori, no? Si chiamava Dietro le quinte di una canzone, e quindi avere questo tipo di approccio col pubblico è sempre una novità, perché come ho detto prima si meravigliano a sentire grandi successi cantati da me, che sono l'autore, e che loro invece attribuivano sempre, certo, ad altre voci, ecco. Certo, certo. Se ne faccio un'ultimissima di domanda. Visto che sei un compositore, avrai avuto sicuramente, magari quando eri giovane, un punto di riferimento, un tuo idolo, ce l'hai avuto? E se sì, chi è stato? Ma guarda, io sono veramente figlio del Made in Italy. Cioè, nel senso, te l'ho detto, mio padre mi portava a Sanremo, così, io adoravo le canzoni che cantava Little Tony, Massimo Ranieri, queste canzoni mi rapivano più che altro per il modo con cui venivano cantate, per la simpatia, per le cose. Poi questo fino ai 10-11 anni. È chiaro che poi dal momento in cui mi sono messo a suonare e a imparare a capire quello che stavo facendo, il mio gusto si è spostato sui Beatles, si è spostato su Elton John, su Billy Joel, per esempio. Questi sono i cantanti pianisti, no? Mi hanno sempre affascinato, anche se, a dire il vero, lo dissi in un'intervista quando ero poco meno che ventenne, per me in quel periodo la più bella canzone doveva avere un testo di Lucio Dalla, una musica di Claudio Baglioni la doveva cantare Cocciante, per me, no? Ecco, per farti capire che, se tu vedi, sono tre cantautori che hanno delle caratteristiche complementari, uno molto romantico, l'altro più ironico e più trasgressivo, e l'altro più passionale, no? più che aveva la chanson francese, la canzone francese dentro, che poi è stata un po' la prima cellula della scuola genovese, no? Come mi raccontava appunto Bruno. E quindi questi un po' sono stati i miei punti di riferimento. Poi è chiaro che, se tu mi chiedi chi è stato il più grande autore della musica italiana,
io non posso che non dirti, non posso che io Maurizio Fabrizio, anche se era più della mia dell'epoca, lo ritengo uno dei più bravi in assoluto. Ti parlo sfondi una porta aperta. Ti parlo degli autori puri, ti sì, voglio, sì, ti parlo degli autori. Per me è un vero idolo a livello compositivo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi spiace che vive in Inghilterra adesso, non posso intervistarlo, perché no, sennò ma l'avrei Skype fatto. Skype arriva, ma non è facile arrivare a lui. Se tu nei mezzi, poi a telecamere spente ne parliamo. Vabbè. Franco, non ti voglio rubare altro tempo. Sei stato gentilissimo. Figura. Io ti ringrazio, ti faccio tanti auguri, per non solo per lo Zecchino d'Oro, ma per quello che sarà questo dopo pandemia che tutti ci auguriamo sia il più presto possibile. Grazie ancora, saluto insieme a te tutti coloro che sono stati ad ascoltarci, vi do appuntamento a domenica prossima e ancora ciao a Franco. Ciao Tino, ciao, alla prossima, ciao.